3 milioni in Italia le persone affette da depressione, 1 milione da depressione maggiore, 2 milioni su 3 sono donne e la motivazione del fatto che il genere femminile sia più colpito è fondamentalmente dovuta a 3 condizioni. La prima è quella della maggiore sensibilità biologica, la seconda è quella legata a una maggiore capacità di espressione emozionale e anche di capacità di cercare aiuto e la terza è legata a delle condizioni ambientali e sociali. Allora, questa condizione ha avuto un ulteriore accrescimento durante il periodo del lockdown e il genere femminile, seppur colpito meno gravemente dalla pandemia in senso di intensità delle infezioni, è risultato sicuramente molto più esposto a quella che è una pandemia emotiva. E quindi le donne, insieme agli adolescenti, ai giovani adulti e agli anziani, sono i 3 cluster maggiormente colpiti dalla situazione psichica. Quello che si è visto è che i 3 disturbi maggiormente espressi durante il lockdown sono in primo luogo l'insonnia, seguita da disturbi d'ansia e da depressione. Ma vi ho un dato su tutti ed è la previsione che un recente lavoro pubblicato dal mio gruppo ha presentato e che è legata al fatto che la coincidenza di 3 fattori, cioè gli effetti psicologici, distanziamento, lockdown, combinato con i lutti complicati, sono le persone che hanno subito un lutto e che nel 10% svilupperanno un episodio depressivo maggiore, insieme a quelli che sono dei fattori economici, che sono fondamentalmente disoccupazione e impoverimento delle persone, fanno sì che le stime previste sono l'aumento di circa 150.000 persone depresse in più in Italia. Nonostante le terapie farmacologiche, le psicoterapie, le terapie somatiche, terapia magnetico-transcranica e quant'altro, a tutt'oggi abbiamo un numero consistente di persone che sono cosiddette resistenti al trattamento. Ci aspettiamo prossime novità sul campo proprio di prodotti, molecole che vadano a dare una risposta per le forme resistenti.